Il 26 febbraio dateci una mano, siete voi che vivete questo territorio, facciamo una piccola rivoluzione e andiamo a vincere le primarie. È l'esortazione lanciata da Liz Klein, candidata alle primarie del PD che ha iniziato il suo tour in Calabria toccando Cosenza, Catanzaro e Reggio. Era importante per me venire in questa regione, ha affermato, noi dobbiamo garantire che saremo accanto alla scuola e all'università pubblica. Vorrei che insieme guidassimo un partito democratico che garantisca il diritto allo studio, ha detto Klein a Catanzaro. Dobbiamo ricostruire un partito che abbia più coraggio. C'è poi la lotta alla precarietà. Ai calabresi un messaggio anzitutto di impegno da parte nostra, da parte mia, a contrastare questo disegno sull'autonomia differenziata, che è un disegno che vuole fotografare le diseguaglianze territoriali esistenti e perpetrarle per sempre. Quindi ci stiamo battendo perché anche in questo congresso questo tema emerga molto forte. Noi vogliamo un partito democratico compatto nel contrasto a questo disegno che peraltro dice espressamente che non ci sono oneri aggiuntivi per lo Stato. Quindi non c'è nessuna intenzione da parte di questo governo di mettere un euro per ridurre i divari che le calabresi e i calabresi pagano ogni giorno. Eravamo poco fa a Cosenza, in un luogo di studio, di conoscenza, di sapere. Abbiamo parlato del diritto allo studio negato, di chi è idoneo ma non è beneficiario poi e non riceve le borse di studio. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, noi dobbiamo riscattare invece il diritto delle calabresi e dei calabresi a una sanità di qualità, ad uno studio, diciamo una scuola pubblica che sia di qualità e non con le gabbie salariali che vogliono pagare di più gli insegnanti al nord, anzi tutti gli insegnanti andrebbero pagati meglio perché è il paese che li paga meno in Europa. E poi siamo anche qui per dire che c'è un diritto al futuro di queste giovani generazioni, perché abbiamo purtroppo una destra ossessionata dall'immigrazione che non ha visto l'emigrazione. L'abbandono, lo spopolamento di tanti comuni, anche di questa terra, dove amministratrici e amministratori si impegnano per costruire un futuro migliore, spesso abbandonati e senza le risorse che servono. Senta, ha affermato che questo governo non metterà un euro in più per il Sud e inoltre si sta smentendo giorno dopo giorno in base alla campagna elettorale che aveva portato avanti. Sì, molte promesse mancate e peraltro oggi questa inversione di rotta credo che sveli anche a molte persone che hanno votato la destra, che sono molto inaffidabili. Anzi, la prima manovra non ha messo un euro sulla sanità pubblica, non ha messo un euro sulla scuola pubblica, non ha messo un euro sugli enti locali e ripeto, non ha messo un euro sul sud, quello che serve al sud per ripartire, per rialzarsi, per fornire nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. Quindi la preoccupazione è forte, soprattutto perché quel disegno di autonomia differenziata è stato frettolosamente portato nel Consiglio dei ministri da Calderoli, guarda caso appena prima delle elezioni regionali in Lombardia. E io chiedo a Giorgia Meloni se è questo, diciamo, il prezzo degli interessi del Sud per lei, se si può fare, diciamo, una riforma di quel tipo senza coinvolgere le regioni, senza coinvolgere il Parlamento nel fissare i livelli uniformi di prestazione che dovrebbero assicurare i diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini calabresi e anche di tutti gli altri territori del Sud. Quindi io ho chiesto ai presidenti delle regioni del Sud di convocare con urgenza una conferenza unificata perché è stata cavalcata e chiedo anche al presidente di questa regione di reagire rispetto a quello che sta accadendo perché non possono prevalere gli interessi di parte sull'interesse di questo territorio.